Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, nuovamente in compagnia di Antonio Saffioti e del sottoscritto, come dicevamo, per una nuova puntata di Chi ci capisce anno due bravo. Saluti a tutti. Buonasera a tutti, ciao. Allora, dicevamo, questa è una nuova puntata, tematiche sempre nuove e che comunque interessano svariati ambiti della vita sociale. Abbiamo scelto di parlare delle vacanze accessibili, ovvero della disabilità che va in vacanza. Non nel senso che la disabilità se ne va in vacanza e quindi guarisce, ma il fatto che anche i disabili vanno in vacanza, cioè sono persone come tutti gli altri, quindi anche loro vogliono andare al mare, vogliono andare in montagna, si vogliono divertire, vogliono fare il bagno, e Antonio ci racconterà anche delle sue esperienze dirette e di quello che è la situazione in Calabria, in Italia. Ne parleremo diffusamente per farvi capire come siamo messi, se queste povere persone disabili, oltre ad avere disabilità sul groppone, possono anche godere del sole, del mare, del non lo so, dei paesaggi montani che sono bellissimi. Io sono di ritorno da un'escursione fatta domenica scorsa, che purtroppo Antonio non ha potuto seguire fisicamente, però virtualmente era con noi. Quindi io adesso ho fatto questo piccolo intro, poi dopo mi riprometto di intervenire nuovamente. Lascio la parola ad Antonio, che è persona interessata sulla questione delle vacanze accessibili. Allora, io vorrei raccontarvi prima di tutto qualche esperienza di viaggio che ho avuto. Vi avviso che le ultime mie esperienze di viaggio risalgono a molti anni fa, perché da un po' di tempo che non viaggio oltre la Calabria, se non per ragioni mediche, come ricoveri a Messina. O nel 2008, quando mi sono operato per colicisto, sono stato in viaggio a Roma. Però ho capito, da queste poche parole che ho detto, la maggior parte dei miei viaggi si conciliavano sempre con qualche ragione medica. E quindi insieme ai miei genitori, ogni volta approfittavo dei ricoveri tipo a Genova, a Napoli, a Roma o a Messina per conciliare con alcuni viaggetti nelle zone limitrofe a dove si teneva il ricovero o la visita temporanea. Poi viaggi all'estero che ho fatto sono stati tre viaggi a Lourdes, giustamente la meta preferita di una persona con disabilità. Poi ho fatto una crociera a Malta e un'altra in Terra Santa. E poi, quando ero piccolo, un viaggio al nostro santuario, quello di Medjugorje, nel periodo che sono andato io, doveva ancora scoppiata la guerra nell'ex Jugoslavia, quindi erano tutti altri tempi rispetto ad adesso. Comunque, ognuno di questi viaggi lo ricordo benissimo. Pure il primo a Lourdes, che avevo 2 anni e mezzo, quasi 3, Ricordi? io ho alcuni ricordi, sì. Ho alcuni ricordi molto nitidi, pure io ricordo come se fossero ieri, è successo ieri o oggi. Sì, è una cosa un po' che lascia per però io. Ricordo questo. Poi più avanti dirò pure che cosa mi è rimasto impresso di questi viaggi e che cosa ricordo.
viaggi mancati ce ne sono. Ci sono stati morti, per esempio, c'è stata una volta, sono stato vicino ad andare a Fatima come te, Sì, saputo che tu ci sei stato. E esatto. poi un grande viaggio mancato è stato quello in Australia, dai miei parenti, che avremmo voluto fare insieme, a papà quando era ancora molto piccolo, intorno a quando avevo 10 anni, quindi ancora camminavo, quindi sarebbe stato più facile affrontare quel viaggio. Ora, la cosa che mi manca, può sembrare strano, è il viaggiare in aereo. Mai viaggiato. Non ho mai viaggiato in aereo, però secondo me è una fortuna, perché avrei molta paura, perché soffro Ma no. molto di vertigine. E mica guardi fuori, cioè il decollo magari può essere qualcosa di Sì, particolare. però non lo Ci sono le hostess che so. si Non mi prenderebbero sapevo. cura di te. Pure gli stewards. Hai pure gli steward, certo, non. No, no. Allora scappa. Potresti entrare anche in cabina, secondo me, chi lo sa? Fai raccomandare, non lo so, tutto è possibile. Eh sì, ok, allora parto dal primo viaggio. Vai. Spero che ho fatto 2 anni e mezzo, quasi 3, mi sembra che ne avevo. Allora, giustamente, mio padre non era della sorte, già prima che io nascessi, da giovane, da ventenne, aveva fatto già diversi viaggi a Lourdes come paraliere, perché lui faceva parte dell'unità già prima che io nascessi, quindi alcune cose riguardo alla disabilità mio padre già le sapeva prima che nascessi, quindi grazie al fatto che faceva parte dell'unità. Allora, di quel viaggio io ho un ricordo, cioè quel periodo regalavano con la carne Simmental, una scatoletta di carne Simmental che faceva il verso della mucca. E io mi ricordo che all'epoca avevo questa scatoletta che faceva il verso della mucca, e me la portai a Lourdes in Francia, quindi ricordo che avevo sempre questo gioco in mano. Infatti ci sono delle foto in cui si vede chiaramente che io avevo in mano questo giocattolino. Infatti ce l'ho conservato, lo trovate di recente Per il libro. quando ho scritto il primo libro, me lo trovate conservate a casa. E poi mi ricordo la funicolare di alcune grotte calcaree che erano nelle vicinanze di Lourdes, che di solito si vanno a visitare quando Sì. si va a Lourdes, sì. Sono nella vicinanza, ora non ricordo bene il luogo, come si chiama. Quindi, di questo viaggio, queste due immagini ho nella mente. Il secondo viaggio che ho fatto è stato sempre a Lourdes. All'epoca avevo 7-8 anni. Quindi dopo 4 anni. Grotta di Massabielle, mi dice Ah, sì, giusto. No, quella è quella di Lourdes, di Lourdes. dove è apparsa la parola. Ah, Parlavo di altre grotte, ok. sono a quelle di Castellà. Io ci ho provato, perché facciamo le ricerche su internet quando vogliamo sapere qualcosa ormai, quindi. Massabielle lo conosco. Sì. Allora, poi
quest'altro viaggio l'ho fatto quando avevo già 7 anni. Ricordo molto bene una messa nella chiesa sotterranea di Lourdes, che è una delle chiese più grandi d'Europa, proprio dai sotterranei. E poi cosa che ricordo, speriamo che mio cugino non mi sente. Ricordo che mio cugino, quando era piccolo, soffriva di stitichezza. Ah, sì, beh. Quindi ricordo una fiaccolata costellata dalle grida di mio cugino Poverino. sul vasino che cercava di fare la cacca. È passata la storia questo evento. Infatti ogni tanto io lo ricordo. E quindi capita bene che io ho sempre avuto una mente molto fotografica, quindi riesco a ricordarmi molte cose che anche i miei a volte Non lo ricordano. faticano a ricordare. Quindi poi e di quel viaggio ricordo il ritorno col treno bianco del Comitato, che ci lasciò a Genova. Lasciò me, mio padre e mia madre a Genova, perché all'epoca era ancora seguito a Genova, e quindi ho approfittato per un day hospital. In quell'occasione ho avuto modo di essere ospite da alcuni parenti alla lontana di mia madre, che ci hanno ospitato, però ricordo poco di Genova. Genova poi l'ho scoperta successivamente, grazie a De Andrea e alle sue canzoni, però all'epoca non la conoscevo per nulla, quindi mi è rimasto poco impresso, se non qualche esperienza culinaria, qualche pesto mangiato lì. E vabbè, figurati. Sì, quindi ogni volta approfittavamo per fare più di una cosa quando si viaggia. Poi pellegrinaggi in pullman ho perso il conto di Tantissimo. quanto ne abbiamo fatto. Poi per un po' di anni si è viaggiato poco, perché poi nel frattempo è nata mia sorella. Però quando mia sorella aveva 3-4 mesi, no, no, di più, quasi 8-9 mesi, era stato organizzato dalla parrocchia un viaggio a Verona. Ricordo questo viaggio, che è stato il primo viaggio di mia sorella, costellato anche questa volta dai pianti di mia sorella, soprattutto nel viaggio di andata. In quell'occasione abbiamo visitato i luoghi di San Giovanni Calabria, che all'epoca non era ancora santo, era ancora beato. Quindi abbiamo visitato la città di Verona, soprattutto le colline di Verona. Di quell'esperienza ricordo il caldo asfissiante di Verona e le bancarelle della Lega Nord, dove si vendevano i soldi leghisti, Addirittura, non mi ancora ricordo. leghista. E mi restò impresso come fosse molto presente la Lega nella città di Verona. Ad ogni angolo
spuntavo un circolo o una sede. Addirittura. Però è stato molto bello dal punto di vista spirituale quell'esperienza, perché pregare nei luoghi di Don Calabria, che avevo sentito nominare solo nella mia parrocchia, perché è dedicata a San Giovanni Calabria. È stato molto affascinante. Poi c'erano alcuni cimeli di Don Calabria, come la sua macchina, che all'epoca aveva solo una freccia, l'altra invece si metteva il braccio di fuori per fare la freccia. Mi è rimasta impressa questa cosa. E poi, anni dopo, ho fatto un altro viaggio nel nord-est, e ricordo che all'epoca abbiamo visitato l'Emilia-Romagna, quindi poi il Veneto, Padova, Venezia. E in quell'occasione la cosa bella è che sono riuscito ad andare a Caldara. E poi in un altro santuario che si trova vicino a Verona, dove è stata ricostruita la grotta di Lourdes a grandezza naturale. E in quell'occasione ho visitato pure un museo cui erano conservati vari tipi di animali, ora pure estinti. E poi una cosa che mi ha colpito quella volta è stato che c'erano gli animali pure con le malformazioni, Davvero. sì, i feti conservati malformati, sì, è proprio, è una cosa un po' impressionante, ma che è a un ragazzo di 12-13 anni ha colpito molto, infatti. Ma lo ricordo ancora come fosse. Ma erano Sì, animali disabili, quindi praticamente. sono i miei colleghi. Sì. Due colleghi, no, il tuo. Sei scemo, sei proprio scemo. Ah, i tuoi colleghi. Vabbè, dai, andiamo avanti. Sempre in quegli anni ho fatto il secondo viaggio, no, il terzo viaggio a Lourdes. Però la cosa bella, qual è, che in quegli anni l'unità si organizzava i viaggi per i bambini, quindi era previsto prima a Lourdes, e poi siamo stati ad Euro Disney per 3-4 giorni, e ho soggiornato nell'albergo più lussuoso di Euro Disney, perché avevamo delle convenzioni all'epoca con i ritalsi, e organizzava veramente dei bei viaggi. E di quello che la stanza era incredibile, proprio con l'aria condizionata, la radio, no, in bagno, frigo bar, la mattina facevo colazione con Pluto e Topolino. Una colazione incredibile, piena di cose Dolci. buone e dolci. E poi il giorno si sta tutta la giornata a girare il parco, quindi ho visitato la maggior parte delle attrazioni, sebbene lì ci sarebbero voluti 10 giorni per girare tutto, però ricordo molte cose, tra cui ricordo molto bene uno spettacolo che su West, basato su Buffalo Bill, che abbiamo visto in uno stadio gigantesco, in cui potevano entrare pure i cavalli, era come una specie di rodeo.
Quindi puoi capire bene che all'epoca avevo 12 anni che impatto ha potuto avere su di me questa esperienza. È stata molto interessante. Poi io conoscevo tutti i balenieri, tutto con i tassi di Ramesi, con alcuni proprio. Abbiamo fatto di tutti i colori, discoteche, cose. Bello, allora. L'anno dopo, poi venne organizzato un viaggio, anzi una crociera a Malta. Allora, sempre da un'unità, siamo partiti da Napoli, poi siamo tornati di nuovo a Napoli. Quindi giustamente a Napoli siamo andati col pullman. Poi all'epoca io avevo uno dei primi telefoni, però giustamente sulla nave non si comunicava poco con l'esterno all'epoca. La cosa che mi rimase impressa è stato visitare la pancia di comando della nave. Quindi tutte quelle cose sono molto belle. E poi quell'anno c'erano gli europei di calcio, ricordo che abbiamo seguito tutte le partite nel cinema della nave, questo pure. Mi è rimasto molto impresso. Poi la cosa bella è che sulla nave poi ci raggiunse dopo pochi giorni Gianni Morandi con Ora. Barbara Cova, ci hanno fatto uno o due concerti dal vivo, quindi ho avuto modo di vedere da vicino le manone di Gianni Morandi. poi Barbara Cova all'epoca era molto giovane, una bella ragazza, mi ricordo. E poi lì ho potuto conoscere molte persone con disabilità che venivano da altre regioni, tra cui ricordo molto bene Fulvio Frisoni, il famoso fisico e scienziato siciliano, che adesso ha diversi problemi di assistenza. Però spero che le abbia risolte nel frattempo. All'epoca era da poco laureato, ora è molto più grande di me, però mi rimase molto impresso il fatto di come riuscisse a comunicare tramite una specie di bacchetta attaccata sulla fronte. Mi rimase molto impresso. All'epoca è stato l'ultimo anno che ho camminato, quando siamo stati a Malta. Infatti purtroppo il viaggio è stato a maggio, poi tornati alla mese ho avuto la seconda frattura del femore quell'anno, quindi no, ero in carrozzina già, però ho avuto questa seconda frattura, purtroppo. Di Malta mi è rimasto impresso la cattedrale, il porto che sentiamo parlare molto in questi giorni, che è immenso, molto, molto grande, poi un porto, è un porto naturale. Poi giustamente le spiagge, purtroppo i locali notturni maltesi non li ho visti perché da in discoteca nella nave. Poi dopo 2 anni, quando io facevo il primo superiore, sempre con l'Unitalsi, sempre con i giovani, siamo andati in Terra Santa, sempre in crociera. Siamo partiti sempre da Napoli,
all'epoca la situazione era tesa quanto più di adesso tra israeliani e palestinesi, e le differenze tra Israele e Palestina sono le cose che mi porto nel cuore, soprattutto nello stomaco, perché c'erano delle enormi differenze. Sembrava da un chilometro all'altro, sembrava di passare dall'Europa all'Africa. C'è un'estrema povertà in Palestina, e questo mi ha fatto capire molto della storia di quel paese. Sempre lì si viaggiava, io ero già in carrozzina, quindi, e si viaggiava con dei pullman molto vecchi, che però in modo artigianale avevano costruito delle rampe telescopiche, e poi avevano tolti i sedili, quindi ci facevano salire con tutta la carrozzina, e poi ci legavano con delle catene improvvisate. E così abbiamo girato la maggior parte di Israele e della Palestina. E ricordo molto che gli autisti andavano come dei pazzi, velocissimi. Poi lì c'erano delle strade molto brutte, piene di curve. E ricordo con terrore che più di una volta io e gli altri abbiamo rischiato di ribaltarci dal pullman, però almeno si erano accezzati pure bene. Però purtroppo quei pullman più di una volta l'ho visti saltare in aria nei vari telegiornali. Sì. Comunque, la cosa che mi ha colpito molto, oltre alla povertà della Palestina, l'estrema ricchezza di Israele e le continue case che si vedevano sorgere nei territori vicino a quelli palestinesi. Però poi lì la cosa veramente bella è stata vedere i luoghi che si presume siano stati frequentati da Gesù, quindi la grotta della Natività, che si trova in luogo palestinese, poi la chiesa del qui, poi il Golgota, quindi la chiesa del Sepolcro. Durante la visita alla chiesa del Sepolcro, ricordo che ci fu una violenta lite, arrivarono quasi alle mani, tra ortodossi e cristiani che pregavano in quel luogo, che era una cosa molto ricorrente. E poi girare tra i bazar di Gerusalemme è stato molto bello. Si vedevano i palestinesi che fumavano il narghilè. Ah sì? Ma la cosa che mi è rimasta impressa è stato il pane arabo, che era dappertutto, ci vedevano da tutti gli angoli. È stato molto affascinante passeggiare per Gerusalemme, ma il luogo più bello è stato il muro del pianto, soprattutto vedere gli ebrei come pregavano, era molto divertente vedere, perché facevano degli strani movimenti con la testa, che a volte facevano un po' ridere, però poi
di per rispetto della loro religione, si evitava di fare gli scemi. Poi la cosa bella è questa, che al ritorno abbiamo fatto scalo a Cipro, quindi ho potuto visitare pure Cipro, il Monte Olimpo, alcune chiese, e lì mi rimase impresso che agli incroci dei rotatori esponevano le macchine incidentate. Ah, sì? Sì, ma educare i guidatori alla sicurezza. E poi il ritorno facemmo scalo a Palermo. Devo dire che secondo me Palermo, senza nulla togliere a Napoli, secondo me sì, è una delle città più belle del Meridione, secondo me, per me è la capitale del sud Italia. Palermo. Sì, mi è piaciuta molto, proprio. Mi è piaciuta assai. L'ho vista solo dal pullman, purtroppo, però. Mi ha colpito molto, ma poi io sono sempre stato affascinato dalla storia siciliana. Ho vissuto pure un anno in Sicilia quando ero piccolo, quindi. Per questo, con questo voglio concludere i viaggi più in là nel tempo che ho fatto e parlare degli ultimi che ho fatto. Come già detto prima, uno degli ultimi è stato a Roma, è stato un po' brutto all'inizio, perché doveva operarmi del codicissimo, non proprio, tolta l'Umberto I di Roma. Però prima di operarmi, 2 giorni prima, un giorno abbiamo visitato tutte le zone dei castelli romani, perché stavamo lì nella casa di campagna del suocero di mio cugino. E poi quella volta venne pure una zia di mia madre insieme a noi. E quindi abbiamo visitato i castelli romani, cioè pure la città di Ariccia, dove c'è la porchetta. L'hai assaggiata mai la porchetta di Sì, Ariccia? Ti certo, sì. piace? Sì, poi c'è pure il pane di Ariccia che è buono, come quello che facevano una volta qui in Calabria. E poi il giorno seguente ho visitato il santuario aspetta, come si chiama? Oh mamma mia. Allora, ho visitato uno dei santuari del Divino Amore. E quindi, dopo aver ascoltato la messa, e fatto il rosario e essermi affidato la Madonna per l'operazione imminente, la cosa che mi ha colpito di quello è stato il Museo Mariano, in cui c'erano tutte l'iconografia delle varie Madonne d'Italia, tra cui alcune Madonne calabresi, tra cui la Madonna di Polsi, e quella che mi ha colpito di più, la Madonna di Pittoluto, Ah, Pettoruto, sì. di Cosenza, che ha colpito molto. Per il nome simpatico. E poi venne l'operazione, poi tutto il post-operazione, però poi una volta che mi hanno operato, poi non abbiamo visitato più niente
di Roma ce ne siamo subito Tornati. tornati in Calabria. E poi gli ultimi viaggi, giustamente, quelli obbligati a Messina, però in più di un'occasione siamo andati a trovare le persone che ci avevano affittato la casa negli anni che erano in Sicilia, io e Domanda. mia madre, perché mia madre insegnava là, io ho fatto la seconda elementare lì. Purtroppo poi il marito della signora che ci ospitava nel frattempo, l'anno scorso è morto, però questi due signori sono stati per me come dei nonni, e io ho vissuto una bella esperienza negli anni nella Sicilia, perché sono state delle persone molto, molto accoglienti. Quindi con la scusa del ricovero ho potuto vedere questi luoghi e queste persone che sono stati molto importanti nella vita della mia famiglia, anche perché poi venivano anche a loro a trovarci, perché avevano un arrotto in Siva, e quindi ho avuto modo di fare questi bei incontri. Per il resto, gli ultimi anni ho visitato qualche luogo calabrese, non lo so, l'anno scorso, i battenti a Nocera, che Ah. sono molto legato a Nocera, quindi. Sì. Vabbè, pellegrinaggio l'anno scorso, di un giorno da Natuzzi, mi è rimasto nel cuore perché è stato molto utile poi successiva esperienza della traca. E poi i viaggi che mi piace fare sono quelli per assistere ai concerti o a qualche spettacolo teatrale, a qualche evento che si tiene in regione, sempre nella regione. Comunque, per finire, mi ricordo subito che era un paio d'anni, la mia vacanza ideale è quella di starmene a casa. A casa. Sì, vabbè, non da solo, con la mia famiglia sempre. Ho qualche amico rilassato nel mio letto tecnologico con Sky, Team Vision, Prime Vision, è una chiavetta piena di film. E senti, però aspetta, io una cosa la vorrei anche dire, cioè tu a che punto? Con aria condizionata pure. Lo capivo, però io so che tu però anche nel libro hai raccontato dell'accessibilità della spiaggia, Sì, certo, sì. hai raccontato un aneddoto. Su questo ho molto da dire, perché da sempre, da quando ho dovuto ricorrere alla carrozzina, mio padre si è posto sempre il problema dell'andare in spiaggia e del fare il bagno. Eh sì. Allora, la gizzeria, dopo i primi 2 o 3 anni che ero in carrozzina, mio padre aveva costruito, prendendo una carrozzina vecchia, su una vecchia carrozzina, poi gli aveva messo le ruote del sì, il motorino che c'era una volta, e marcia indietro mi spingeva sulla spiaggia. In più, aveva preso una sedia di quelle di plastica, gli aveva fatto una base con un incastro, e quindi io
ero sulla carrozza e quando ero fare il mio bagno staccavo la sedia. Mi buttava male. Ti buttava male. Ingegnoso tuo padre, Pino è sempre stato un tipo Poi ingegnoso. no. La cosa bella questa, anche da disabile in carrozzina, io riuscivo lo stesso a nuotare in mare, quindi d'inverno si andava in piscina e poi d'estate a mare. Una volta ho anche rischiato di rompermi la gamba per l'ennesima volta perché arrivò un'onda che mi buttò lì. Sei spericolato. Sì, ero molto spericolato i primi anni. Sì. Poi papà, dopo questi primi anni, convinse il comune di Gizzoria a mettere delle pedane, però mise delle pedane di cemento, ne dovevano fare due, molto lunghe, invece per accontentare i cittadini ne fecero quattro tutte e quattro cortissime, quindi mio padre disse al comune: se voi mi autorizzate, ne aggiungo io alcuni in legno. E quindi poi per 8 anni mio padre fece questo assurdo lavoro di montare le pedane a inizio estate e poi di smontare quando il mare rischiava di Portarsele via. tirarsi a settembre. La cosa brutta era che quando si teneva il falò il 10 agosto, molte volte le nostre pedane finivano per alimentare il falò di turno. Poi passavano qualche esperto con i motorini, con le jeep pure Sulle sul pedane. pedale. Poi sono successi pure alcuni litigi con altre persone che non capivano che le pedane le montavamo noi. Quindi mio padre poi arrivò al punto di non poterne più. E poi nel 2016 prese una vecchia carrozzina Surace, di quelle bruttissime che si usavano una volta, però avevano dei motori molto potenti, e insieme ai miei zii l'hanno trasformata a tre ruote, quindi c'erano dietro le ruote della carrozzina, però montate dei cerchioni e delle gomme di quad. E poi davanti avevano creato una ruota centrale che girava su se stessa, mettendo una ruota di tagliaerba davanti. E il primo anno ho avuto una carrozzina per interni su raggio, quindi aveva il motore non molto potente. Sul piano andava molto veloce sulla sabbia, però in salita c'era bisogno di una piccola spintarella. Poi l'anno seguente un signore che frequentava pure Gizzeria era venuto a mancare, però lasciò detto ad un amico che mi lasciava la sua carrozzina. Bello però. Era una carrozzina su Ace, era esterni con un motore potentissimo, e quindi poi abbiamo verificato quello, gli abbiamo fatto pure una copertura per ripararsi dal sole, e io per 4 anni ho usato quel mezzo per andare sulla spiaggia, e giustamente non andavo
sulla spiaggia per stare sotto l'ombrellone con i miei, ma con quella potevo andare a pesca con i miei amici. Andavi pure a pesca? Sì, fare non il solito faro, ma fare più di una. Io potevo andare dove volevo sulla spiaggia, e c'erano le moto sulla pedana, io le schivavo sulla sabbia e mi sono molto divertito con questa carrozzina. Purtroppo poi gli ultimi anni si bruciò la centralina, però, e quindi non l'ho potuto usare, però ancora ce l'ho conservato in un magazzino a casa, e non so con mio padre se in futuro ne faremo un altro, però purtroppo da 3-4 anni devo essere spinto, perché non riesco più a guidare le carrozzine elettriche, però finché l'ho guidato anche off-road. Sulla spiaggia, insomma. Quegli anni devo dire che ho avuto delle soddisfazioni incredibili, perché andare per esempio la mattina a vedere le persone delle bancarelle che c'erano lì sul lungomare, mi vedevano con questa carrozzina, quindi alcune volte mi vedevano che andavo molto veloce sulla pedana. Quando arrivavo vicino alla sabbia, diceva una volta voce: e ma non è mi dire che aveva pure sopra la sabbia. E mi vedevano sfrecciando andare ancora più veloce sulla sabbia. Quindi, però gli ultimi anni cosa hai escogitato, papà, che io ora indosso il busto, quindi sono costretto ad andare a mare sempre con la stessa carrozzina che uso per uscire. Quello che ha fatto, ha scoperto che mio zio, che ha un consorzio agricolo, quando vendeva i boccacci per la salsa in estate, arrivano questi boccacci sui pellet, quelli grandi, su quelle pedane grandi, e poi tra la pedana e i boccacci mettevano dei pannellini di plastica molto leggera, quindi lui ne ha raccolto una decina e quindi le mettevamo uno dopo l'altro, io ci camminavo di sopra con le carrozzine, e quindi facendo tipo come si fa per trasportare le barche in mare, sì. È un metodo simile. Poi giustamente papà ne ha architetto una fatta a fisarmonica, che è più trasportabile, quindi ci portiamo qua e possiamo andare su qualsiasi spiaggia vogliamo. Quindi dopo 2 anni che non andavo a mare, ho ripreso ad andare, ci vado 5-6 volte in tutta l'estate, perché poi il caldo non mi fa tanto bene, è il sole, però cerco di andare pure il pomeriggio, e devo dire che grazie a questo metodo sono riuscito a andare molte volte in spiaggia con amici, dove dicevano loro, senza doverci imporre altri lì di altre spiagge. Quindi i miei viaggi sono stati pochi, però le vacanze a mare me le sono volute a pieno, grazie.
a queste scamotage studiate da mio padre. padre, da mia zia meccanica, diciamo. Il parrucchiere di tutte queste carrozzine si vedeva dalla parte grafica, la L'estetica. pitturava, sì, la pitturava in modi strani, come pure la carrozzina che uso ogni giorno. Era nera, il mio zio parrucchiere. Gli ha fatto le macchie tricolore con la bandiera italiana, non si vedeva questi aspetti, mentre gli altri zii si vedevano le parti più meccaniche ed elettriche, a seconda delle loro competenze. Certo. Sì, quindi è stato molto bello. Per concludere, gli ultimi anni poi sono cominciato a sorgere, pure in Calabria, i primi lidi accessibili. Se mentre in quelli dell'Ametino la situazione è un po' più arrangiata, come si dice, da noi, anche se devo dire tutti i lidi che frequento, soprattutto nelle ore notturne d'estate, sono quasi tutti accessibili, non no. Sono rari i casi in cui trovo delle difficoltà ad accedervi, anche perché poi molti mi conoscono e quindi alcuni hanno seguito i miei suggerimenti pure nella costruzione delle strutture oppure delle semplici pedane amovibili che hanno costruito apposta per me, visto che mi vedo che le frequento, quindi. Però su questo c'è una nota dolente, soprattutto nelle zone dell'Ametino. Per esempio, le persone con disabilità si vedono in questi luoghi solo la mattina o il pomeriggio. Per esempio, la sera o nei locali notturni ci sono poche persone con disabilità, alcune volte sono unico che c'è questa cosa me dà un po' i nervi, Ma perché secondo perché te? non vorrei essere unico, vorrei avere anche altre persone come Sì, ma perché secondo te sei l'unico ad andarci e gli altri invece non ci vanno? O non ci me. Non sono? so, si fermano. Innanzitutto perché hanno paura che non siano accessibili. E poi soprattutto alcune famiglie e alcuni ragazzi fanno delle vite un po' rinunciatarie, rinunciano ad alcune cose facendosi trasportare purtroppo dai problemi che hanno, non cercando di Reagire. superare. Però questa cosa mi faceva molto male quando ero più piccolo, più giovane. Però ora ho capito che non tutti amano fare una vita come quella che faccio io. E quindi li rispetto pure loro che decidono di fare una vita più dimessa della mia, anche perché poi ho avuto modo di parlare con molti di loro che non escono quasi mai, e ho capito che a modo loro la vita che fanno per loro va bene, sono felici così, quindi perché fasciarsi la testa o fare di tutto per farli uscire quando poi stanno pure bene facendo una vita un po' più rinunciatale. Poi ci sono non tutte le famiglie
essere un po' meno attrezzato, hanno la disponibilità economica di garantire un assistente pure per lo svago ai figli. E poi non tutte le famiglie coinvolgono gli altri fratelli, i cugini, la famiglia allargata. Io per uscire sono sempre uscito con i miei cugini, con gli ultimi anni con un amico che mi guida la macchina, che sa come occuparsi di me. E poi con mia sorella. Certo. Io da quando ho preso la patente, già dopo un mese viaggiamo in macchina insieme. Mia madre moriva di paura, però piano piano si è abituata. Quindi siamo usciti sempre da soli, con una macchina di cilindrata più grande di quella che poteva guidare mia sorella, però noi avevamo in macchina la fotocopia della legge che diceva che se si aveva un disabile a bordo si poteva guidare pure auto di cilindrata superiore a 1500. E quindi con questo escamotage viaggiamo tranquillamente con mia sorella, lo facciamo ancora adesso. Quindi secondo me queste famiglie dovrebbero sfruttare, non è un termine adatto, ma agevolarsi coinvolgendo amici, parenti, la famiglia allargata. Bisogna desiderarlo, Anto. Tu devi volerlo. Se tu desideri, alla fine cambi la tua vita. Anche perché molte volte ci ragazzi con disabilità evitano di uscire con i fratelli, con le sorelle, pure questo è un altro problematica su questo fronte. Antonio, allora ascolta, io prima di concludere vorrei semplicemente dire due cose. La prima è che anche in Calabria, ma soprattutto in Italia, il turismo rivolto alle persone con disabilità sta crescendo, tant'è che siamo arrivati a oltre il 26%. Chi volesse avere informazioni per quanto riguarda l'accessibilità delle spiagge in tutta Italia può consultare un sito che è www.disabili.com, dove ci sono divisi per regione anche gli stabilimenti accessibili e che comunque c'è la possibilità anche di segnalare qualora non ci siano, diciamo, stabilimenti accessibili. Poi vorrei fa fare un piccolo appello. Adesso questa è una cosa un po', diciamo, positiva e buona. Perché? Perché tu ne hai parlato. Tu hai parlato dell'Unitalsi. Bene, in questo periodo l'Unitalsi, come tutti gli anni, promuove le sue attività sul territorio con la vendita di questo. C'è l'uovo di Pasqua quest'anno, ecco qua. Queste sono delle uova dell'Unitalsi. Io mi sto occupando, insieme a degli amici della vendita di queste uova. E che cos'è l'Unitalsi? Per chi non lo sapesse, lo diciamo: l'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Lo abbiamo detto coincidenza in questa trasmissione. Queste uova qui costano 8 euro. Chi volesse, diciamo, averle, io faccio passare in sovraimpressione i contatti per poterle acquistare. Tanto ce ne sono in tutta Italia, ma diciamo, per la città di Lamezia e per alcuni paesi, come per esempio Soveria Mannelli, se ne occupano degli amici. Quindi, acquistando quest'uovo, 8 euro si può contribuire ai viaggi dell'Unitalsi, ovvero far viaggiare te e tutti gli altri che, insomma, non vogliono rimanere chiusi in casa, vogliono viaggiare e vogliono andare a vedere luoghi che, insomma, siano accessibili. Io aggiungo che da buon amante della cioccolata ne ho acquistato già quattro 4. di queste uova Bene. qua.
Quindi Antonio Saffioti ha acquistato 4 uova dell'unità Alzi, fallo anche tu, mi raccomando, ci state ascoltando da casa, bene, quindi acquistate almeno un uovo dell'unità Alzi, la cioccolata è buonissima e contribuirete a fare qualcosa che è utile, ovvero far viaggiare non soltanto con la fantasia ma fisicamente le persone con disabilità e tutti quelli che poi stanno insieme alle persone con disabilità, quindi parenti, amici, ma anche i volontari dell'Unità Alzi, perché i volontari dell'Unità Alzi fanno un lavoro bellissimo. Io invito tutti a partecipare alle attività dell'Unità Alzi o a provare ad acquistare queste uova. Quest'anno sono le uova, quindi acquistiamo le uova dell'Unità Alzi. Quindi dai, abbiamo fatto anche questo piccolo spottino, diciamo, di beneficenza promozionale. Io saluterei tutti i nostri amici web ascoltatori invitandoli a continuare a seguirci, a darci magari dei consigli, se vogliono anche intervenire. E noi siamo qui per questo, siamo qui per raccontare la nostra vita, la nostra esperienza. Oggi abbiamo parlato di vacanze accessibili, ma ne abbiamo parlato anche perché dobbiamo, come dire, prevenire è meglio che curare. L'estate è alle porte, quindi dobbiamo invitare tutti non so, gli imprenditori, gli stabilimenti o le persone, come dicevi tu, che sono chiuse in casa e hanno paura invece di uscire per andare a viaggiare, a muoversi, di farlo. Viaggiate perché è la cosa più bella e non ci sono barriere che tengano. Pino Saffioti insegna. Pino Saffioti, papà di Antonio Saffioti, insegna, se volete rendere accessibile una spiaggia, lo possiamo fare, anzi, diamogli una mano. Grazie Antonio Saffioti, grazie a chi ci capisce, ne è bravo, e ci vediamo alla prossima, saluti a tutti.